Oggi inizia la seconda settimana di camp e se avete visto il mio vlog di settimana scorsa sapete che sono già indietro a causa di alcuni disguidi nel mio ritorno a casa in Italia. Adesso sono fortunatamente arrivata e sono pronta a rimettermi in pari. Ho recuperato un live stream che è stato fatto su YouTube ieri e sono riuscita a scrivere 284 parole. Non tantissimo, ma ci sto, diciamo, lavorando. Spero di riuscire ad aggiungere un po' di parole stasera prima di uscire o magari dopo, prima di andare a dormire. Vedremo un po' come va, ecco. Ho anche ritirato i panni. Hashtag brava figlia. Vedremo come andrà a finire. Buongiorno 7, credo, ho un po' perso il conto. Sono all'incirca le 9 del mattino e io ho intenzione di passare l'intera giornata a scrivere per cercare di, non dico recuperare le parole che avrei dovuto scrivere negli scorsi giorni, ma almeno cercare di non restare ancora più indietro. Speriamo bene. Alla fine ieri sono riuscita, grazie al live stream, a scrivere all'incirca 500 parole. Non era quanto avrei voluto, ma tra dover sistemare diverse cose e avere altre, diciamo, cose pratiche da fare in giro per la casa, non ho avuto esattamente tempo. Ma oggi dovrei avere la giornata libera per farlo. Per una questione di praticità ho deciso di alternare una sprint e durante la pausa di mettere in ordine la mia libreria e continuare così finché non raggiungo il, diciamo, il conteggio di parole che mi serve. Sono riuscita a mettere alcuni libri in ordine, altri sono stata costretta a metterli un po' in disordine, perché sinceramente un lato della libreria segue un certo ordine, mentre il resto purtroppo no, quindi dovrò anche decidere secondo quale ordine mettere i libri e poi rimetterli in ordine. Allora, ho scritto un po' questa mattina, poi ho pranzato, ho fatto una pausa e adesso ho plottato per una mezz'oretta cercando di capire come procedere con il dodicesimo capitolo di Slytherin Secrets, perché ho finalmente finito l'undicesimo. Adesso vorrei fare una pausa di un paio d'ore, mettere in ordine la mia libreria. Poi stasera ho il salotto letterario, chiamiamolo così, un incontro con altri scrittori online in videochiamata per lavorare insieme e chiacchierare un paio d'ore. Quindi voglio riposarmi bene, ricaricare creativamente parlando, prima di scrivere questa sera.
appena finito di scrivere in compagnia con le altre ragazze, sono riuscita a raggiungere le 1000 parole. Stasera dopo cena farò l'ultima, diciamo, sprint per cercare di superare, chi lo sa, magari riuscirò a recuperare e ad aggiungere un po' di parole al mio obiettivo giornaliero. Aggiornamento del giorno, in realtà non mi ricordo neanche che giorno sia. Ho scritto all'incirca 400-450 parole questa mattina, adesso pranzo e scriverò qualcosa subito dopo pranzo e il resto del pomeriggio intervallando con altre attività che devo fare. Mi sento abbastanza di buon umore, fare un po' di attività fisica mi ha aiutato, diciamo, a svegliarmi un pochino e il caldo mi sta uccidendo, come potete notare, mi manca il freddo della Scozia e i suoi 13 gradi, per non parlare della pioggia, ma sono contenta di essere a casa e niente, ci aggiorniamo più tardi. Finalmente raggiunto le 1100 parole anche oggi. Ho lavorato solamente su A Box at Heart perché Slytherin Secrets mi sono un attimo bloccata e devo plottare come andare avanti. Quindi mi sono concentrata sull'altra storia che sta piano piano ingranando. Spero che andando avanti riuscirò a risolvere tutti i piccoli problemi che sto riscontrando in entrambe le storie, ecco. Aggiornamento, sono le 6 di sera e ho scritto all'incirca 500-550 parole. Purtroppo non penso di riuscire a scrivere di più, principalmente perché mi sono un pochino bloccata in entrambe le storie. Ho bisogno di prendermi del tempo per plottare e decidere come procedere, perché a questo punto sto solo scrivendo un mucchio di cose che poi potrei dover cancellare in futuro e l'idea di doverle scrivere già sapendo che probabilmente non le terrò non mi lascia esattamente propensa all'idea di continuare a scrivere, ecco, quindi ho bisogno di prendermi un attimo una pausa e concentrarmi sul plottaggio prima di riprendere a scrivere. Questo ovviamente significherà che sarò ancora più indietro. Sono all'incirca 3000 parole indietro rispetto a dove dovrei essere, ma sinceramente anche raggiungere 25.000-27.000 parole in un mese è un buon traguardo. Sinceramente spero di riuscire ad avere un colpo di genio, riuscire a plottare una serie di avvenimenti in maniera solida in modo da poter poi recuperare nei prossimi giorni, ma continuare a scrivere in questo stato senza avere un'idea chiara di dove sto andando sta facendo più male che bene, ecco. Quindi niente, ci aggiorniamo domani. Buongiorno e buon sabato a tutti. Ieri alla fine mi sono presa un giorno completo di pausa perché mi sono bloccata in entrambe le storie. Avevo proprio bisogno di lasciare che la mia creatività fluisse liberamente facendo altre cose, quindi ho finito per guardare quasi tutta la seconda stagione di The Order su Netflix e ho letto un po', sto leggendo Eragon, rileggendo Eragon. Avevo solo bisogno di staccare un po' dalla scrittura e lasciare che il mio subconscio ci lavorasse in maniera appunto inconscia. Adesso mi è venuta in mente una scena aggiuntiva per Slytherin Secrets e sto lavorando a quella lì. Non ho ancora risolto il problema che ho relativo al proseguimento della trama, ma spero che mi venga presto un'idea, magari finirò solo per buttare giù qualcosa di veloce e provvisorio, giusto per avere un'idea di cosa funziona e cosa non funziona, perché altrimenti sono completamente bloccata ed è chiaro che plottare non sta funzionando, quindi...
Sono riuscita a scrivere all'incirca 200 parole, poi mi sono fatta distrarre da film su Netflix e sono riuscita a scrivere all'incirca un altro centinaio di parole qua e là. E ora all'alba delle 6 meno un quarto ho scritto solo poco più di 300 parole. Adesso volevo provare a fare un po' di Pomodoro Sprints. Caso non sappiate cosa siano, praticamente sarebbero sprint di 25 minuti seguiti da una pausa di 5 minuti per, mi sembra, 4 volte e poi una pausa più lunga e poi a ripetere. Speriamo funzioni. Aggiornamento, oggi è domenica, 12° giorno di camp. Ieri alla fine ho superato le 1111 parole che sono il mio obiettivo giornaliero e oggi, grazie a Dio, sono riuscita a plottare quella parte che mi aveva bloccato, sono riuscita a capire come procedere, ho iniziato a scrivere la scena e, non vorrei dirlo troppo ad alta voce, ma penso che mi manchino all'incirca due o tre capitoli prima di finire completamente la storia. A quel punto ovviamente dovrò rileggerla tutta e considerare se devo aggiungere qualcosa. Credo che ci sia qualche scena che dovrò assolutamente aggiungere a livello, diciamo, personale, perché ho finito per concentrarmi un sacco sulla trama vera e propria e poco sullo sviluppo della coppia principale, quindi Draco e Hermione, in Slytherin Secrets, in caso non si fosse capito di che storia stavo parlando. Ho scritto solo all'incirca 500 parole oggi, disgraziatamente non sono riuscita a scrivere di più. È una domenica, quindi me la sono presa un po' con calma. Ho trascorso la giornata con la mia famiglia e adesso abbiamo ospiti tra poco, di conseguenza non potrò scrivere. Come sempre vi ringrazio per aver visto questo vlog e se volete sostenermi, vi chiedo di iscrivervi al canale. Fatemi sapere nei commenti come sia andata questa seconda settimana di camp. Io sto lentamente recuperando il divario, ma sono comunque indietro. Ci vediamo settimana prossima. Buona scrittura!